Salve a tutti, sono Octi di Pura Fibra Italiana. In questo video andremo a vedere tutte le skin, i balletti e gli zainetti e qualsiasi altra cosa che verranno aggiunti nella stagione 6 di Fortnite Battle Royale. Quindi iniziate a mettere già i V-Bucks da parte per comprarli tutti. Possiamo vedere tutti i balletti e tutti i deltaplani che verranno, e anche lo zainetto, che verranno aggiunti nei prossimi giorni. Comunque, allora, sicuramente tanti di voi sanno che c'è quel metodo che ti cambi le skin, bla bla, però vieni bannato se lo fai, quindi tu puoi metterti tipo questi balletti già nel gioco, però vieni bannato. Vabbè, non sto a spiegarvelo, avete capito. Io non ho intenzione di crearmi un altro account sprecando una mail per poi venire bannato da quell'account, perché vi ho fatto vedere queste skin, quindi ve le faccio vedere da questo sito, fortniteskin.com, bellissimo sito, che fa vedere in anteprima tutte le cose e tra l'altro le fa vedere in modelli 3D, quindi dopo andremo proprio a vedere questi modelli 3D. Comunque c'è Drop the Bus, che praticamente è già stato fatto vedere, vediamo un po', eccolo qua. C'è questo qua che ha fatto appunto questo metodo dove lui ha già la skin nuova, queste qua, e questo è il balletto, l'emote, questa qua. Molto bella, sembra di essere un DJ, mi piace un sacco, ci sta una vita. Chiaramente fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate di questa skin, a me piace una vita, cioè questo balletto a me piace una vita. La skin non mi piace poi così tanto. Poi abbiamo lo zainetto portale dei fantasmi, che con la scia spettrale sbloccabile nel Battle Pass magari fanno qualche tipo di combinazione. Però finché non ci danno qualche, diciamo, personaggio fantasmico, se così si può dire, a cui collegarlo, non ha senso. Ora vediamo questo zainetto. Eccolo qui, lo zainetto spettrale. Ci sta, mi piace un sacco il vortice dietro. Però devo capire con cosa ce lo danno effettivamente, con che skin o con che cosa, perché di solito nello shop non si possono comprare gli zaini, quindi boh. Poi abbiamo questa emote, qualcosa puzza, o comunque penso che la traduzione sarà questa in italiano. È un'emote rara, quindi costerà 500 come al solito, e vediamola subito qui. Cioè praticamente c'è sto tipo che tira fuori un palloncino, fa il solito rumore della scoreggia e poi fa finta che puzzi, che qualcuno ha scoreggiato, che è stato lui o lui. Insomma, cioè non spenderei 500 bucks per questa. E questa è l'ultima emote, i balletti, ma questa è già uscita nello shop, quindi è inutile che ve la faccio vedere. Per finire c'è questa emote da 200 V-Bucks, solta le cose verdi, dove c'è lui che alza sulle mani. Vabbè, niente di che in realtà questa, cioè. Era meglio Jubilio, quello dove il tipo fa... Andiamo a vedere tutti i modelli 3D dei vari deltaplani e varie cose. Allora, questo è un deltaplano straregale, stramilitare. Mi piace un sacco che qua c'è il carbonio tipo nero, bellissimo. Non è che comprerei deltaplani, perché ne ho sicuramente di migliori, tipo quello del dragone. Comunque ho altri deltaplani mille volte meglio, anche tipo Pterodattilo è mille volte meglio. Però comunque non è male questo deltaplano, cioè... Voglio dire, è parecchio figo. Questo zainetto probabilmente verrà dato con qualche skin, e so anche quale, è quella lì. Non so se sia già uscita nello shop, non so se queste skin sono già uscite nello shop alcune, perché questa mi sembrava di averla già vista, sinceramente. Però forse mi sbaglio, quindi non lo so. Questo non so, è uno zainetto chiaramente, questo sì, è uno zainetto. Questa invece è la batteria. Dopo vediamo con che personaggi vengono dati questi zainetti. Bello questo, mi piace tanto. Cioè, però non lo userei, chiaramente. Questa è la skin con cui viene data il balletto di prima. È un boaro russo, questo sicuro. Però non la comprerei. Ma mi sa che è già uscita nello shop questo, o sbaglio? Boh. Questo invece è il tipo con cui si riceverà la batteria. Cioè, come skin ci sta, ma ripeto, non so se è già uscita nello shop oppure no. Ma perché le ho già viste? Però magari sono scemo io. Fatemi sapere se sono già uscite, perché non mi sembra. Comunque questa è chiaramente, diciamo, una specie di raffigurazione di Slash, sicuro. Poi abbiamo lei, con cui riceveremo la pianola, che chiaramente lei ricorda tantissimo, ma tantissimo, la tipa con la chitarra. Cioè, probabilmente se si fa un team musicale, uno ha il batterista, uno ha lei che ha la pianola, uno ha la chitarrista, poi il quarto non si sa, boh, farà qualcosa, boh. Sarà John Wick, tipo il manager della band, boh. Però voglio dire, ci sta, insomma, ste skin non mi piacciono molto, a me non è che piacciono tanto ste giacche imborchiate, ste robe, però... Magari a qualcuno piace, quindi la userà. Poi abbiamo questo deltaplano, che devo dire che è figo, ma il discorso è che questi deltaplani sono fighi, mi piacciono i colori, mi piace tutto. Il problema è che non lo shopperei, perché ho deltaplani mille volte meglio, cioè...
È una brutta storia questa, perché si impegnano, fanno deltaplani anche parecchio fighi, però ce ne sono altri che sono mille volte meglio, quindi deltaplani come questo non vedranno mai il loro utilizzo, probabilmente, a meno che a uno non piaccia così tanto. Ma lo stesso discorso vale qua, ma tu non puoi farmi un deltaplano fighissimo come il drago di ghiaccio e poi tirarmi via una di sta roba e sperare che io te la compri. Ma come mai? Ma come spend... chi spenderebbe i suoi V-Bucks per questo? Se, cioè, poi dipende, magari c'è gente che non compra i V-Bucks e allora con quelli del pass magari vuole comprarsi un deltaplano più figo. Però, cioè, e non è male sto deltaplano, eh. Ragazzi, non sono male sti deltaplani, sono fighissimi. Però, non, cioè, non li usi, perché ne hai mille volte meglio nell'inventario probabilmente. Ma anche l'ombrello che ti danno per la vittoria. Cioè, è figo l'ombrello. Insomma, comunque, questi erano tutte le skin che verranno, diciamo, viste su Fortnite nei prossimi giorni, sicuramente. Fatemi sapere che cosa ne pensate e niente. Anche oggi ringraziamo la propria della Nastron qua. Grazie mille per essere iscritti a questo canale. Noi siamo già in 170.000 e cresciamo sempre di più. Commentate con quello che ne pensate voi di tutti questi oggetti. Lasciate un mi piace se vi è piaciuto il video. Condividete il video con i vostri amici e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!